Spunta un ordigno bellico nelle campagne dell'entroterra fanese. Il sindaco Seri firma un'ordinanza di evacuazione per 11 famiglie. Affitti salati e incassi da fame, così molti commercianti sono costretti a chiudere i negozi in tutto il centro storico di Fano. Auto finisce contro il palo di una pensilina di un bar, coinvolto nell'incidente un avventore che si trovava lì accanto. Da residenza estiva per le suore a strutture di accoglienza e inclusione per ragazzi con disabilità, il progetto è già avviato ed è stato presentato alla città. La Fano dei Cesari torna il prossimo fine settimana in piazza e alla corte, ma sarà senza corsa delle bighe e sfilata in costume romano, ma ricca di appuntamenti con la storia e rappresentazione. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Allora, apriamo questa edizione con una notizia che riguarda il ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale in località Magliano Ferretto San Cesario, siamo nell'Interland fanese. Il sindaco Massimo Seri ha firmato quindi un'ordinanza che prevede l'evacuazione e la messa in sicurezza di circa 11 persone per la mattinata di domani. Sul posto abbiamo mandato Angelica Panzieri. Siamo in località San Cesario, qui dove è stato ritrovato un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, per questo motivo ha firmato un'ordinanza che prevede l'evacuazione di decine di famiglie a partire da domani mattina alle 9. La nuova zona rossa, stabilita dalla prefettura di Pesaro Urbino, interesserà 11 famiglie, nonché tutta la popolazione, ricompresa nel raggio di 381 metri dal punto di ritrovamento dell'ordigno, così da garantire l'incolumità di tutti i cittadini. Chi non rispetterà l'ordinanza, così si legge nel provvedimento del sindaco, sarà punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Essa sarà valida dalle 9 del 4 agosto fino al termine delle operazioni di bonifica. A partire da quell'ora fino alle 12 circa verrà disposta la chiusura al traffico delle strade di località Magliano, Ferretto, via Patuccia e San Cesareo. Le attività coordinate dai carabinieri della stazione di Fano garantiranno comunque la sicurezza perimetrale e la viabilità del traffico, indicando ai cittadini in loco vie alternative percorribili. Intanto, nella giornata di oggi, gli agenti della municipale hanno provveduto, con l'aiuto dei volontari della Protezione Civile di Fano, ad avvisare la popolazione interessata dall'area di rischio e si sono resi disponibili a garantire loro il supporto necessario. Anche noi di Fano TV ci siamo recati sul posto, ma i pochi cittadini che abbiamo incontrato per strada sapevano ancora poco o nulla rispetto al ritrovamento dell'ordigno bellico, tra l'altro di alto potenziale esplosivo. Domani mattina e praticamente vediamo cosa dovranno farla brillare, ma è già la terza che trovano in questa zona. Lei è della zona? No, io non so, sono di Fano città e qui praticamente è solo un terreno da che ci faccio l'orto. E lei non sapeva niente? No, no. Ed è qui della zona? Sì, abito qui dietro a San Cesario, quindi una cosa nuova che ne imparo da voi. E dalle colline di San Cesario torniamo al centro di Fano, nel centro storico, per parlare di economia. Si sono abbassate circa 50 serrande. La maggior parte delle chiusure delle attività commerciali è legata al Covid, dunque alla pandemia. Affitti troppo alti e incassi bassissimi. Così diversi negozianti hanno dovuto purtroppo gettare la spugna. Negli ultimi 2 anni nel centro storico di Fano hanno chiuso 50 negozi. Piegati dalla crisi economica provocata dal Covid, i gestori e titolari delle attività commerciali sono stati costretti ad abbassare le serrande. Mancanza di turisti, smart working, costi degli affitti troppo alti e incassi bassissimi. Sono queste le cause dello tsunami che ha colpito la città di Fano, dove chi è riuscito a rimanere in piedi lo ha fatto comunque non senza difficoltà. D'altronde serve un certo eroismo per investire in piena pandemia e quello del commercio al dettaglio rimane il settore che preoccupa di più. A fare una prima stima ai nostri microfoni, Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano.
Chiaro che la pandemia ha influito moltissimo su questo, perché c'è chi è riuscito comunque ad andare avanti e c'è chi invece purtroppo ha dovuto chiudere perché finanziariamente non ce la faceva. È anche vero che c'è stato su qualche locale anche un ricambio che però diciamo è legato principalmente al food, quindi al bar e alla ristorazione, cosa che in centro storico magari invece ci vorrebbe anche una diversificazione dei settori merceologici, quindi avere un centro storico a 360 gradi con attività economiche anche diversificate sarebbe diciamo la cosa migliore, magari anche legato, non so, all'artigianato, potrebbe essere bello, potrebbe essere un'idea. E questo sarebbe sicuramente importante. E quindi diciamo che il nostro centro storico è talmente bello che noi crediamo veramente e speriamo che vengano a comunque investire nel nostro centro storico. Diciamo che la nota dolente è che purtroppo molti hanno dovuto chiudere perché gli affitti comunque sono alti e spesso i proprietari non li diminuiscono, cioè preferiscono tenere magari il negozio sfitto piuttosto che affittarlo al prezzo che dicono loro. Noi invece crediamo che comunque dare un decoro al nostro centro storico, avere un affitto sicuro con persone sicure dove comunque c'è un giro economico importante sarebbe sicuramente la cosa migliore. Noi crediamo nel centro storico e crediamo sicuramente in un progetto di città che vorremmo capire come viene sviluppato, perché destabilizzare gli operatori o chi vuol venire ad investire, questo comunque crea un po' di tensione. Quindi noi chiediamo sicuramente il progetto della città, chiediamo le infrastrutture e chiediamo proprio la riqualificazione del centro storico. Non risolverà certamente tutti i problemi di cui abbiamo appena sentito, ma comunque potrebbe aiutare, per esempio, a incuriosire le persone e quindi portarle nel centro storico. Il progetto intitolato Fano Ovunque, maxi fotografie praticamente in tutto il centro. Vediamo. L'amministrazione comunale di Fano ci prova e lancia la sua strategia per contrastare l'effetto negativo degli esercizi commerciali chiusi. Lo farà con il progetto Fano Ovunque, che mira a valorizzare il centro storico con l'affissione di poster e maxi cartoline della città sulle vetrine dei negozi sfitti. Contenitori vuoti, circa 50, di cui ben 40 verranno riempiti da pannelli fotografici realizzati da 18 fotografi amatoriali, i quali attraverso le loro immagini raccontano la storia della città fanese, i suoi luoghi più rilevanti e le sue manifestazioni più identitarie. L'iniziativa è stata curata con il supporto dell'Associazione Il Paese dei Balocchi dall'assessore al commercio Lucarelli, che già diversi mesi fa aveva iniziato il censimento dei locali rimasti inattivi per poi prendere contatto con i proprietari degli immobili, fino a concretizzare l'idea delle installazioni nelle vetrine, già iniziate nella mattinata di oggi. I 18 fotografi amatoriali hanno inviato più di 1200 scatti, di questi sono stati selezionati i migliori 41, poi trasferiti su pannelli rigidi in plastica, dunque resistenti anche alla pioggia. Oltre a questo progetto, il centro storico della città dei bambini sarà colorato e abbellito, non a caso, anche da numerosissime girandole. Abbiamo pensato anche ad un allestimento, innanzitutto che richiami il trentennale della città dei bambini e delle bambine, progetto portato avanti insieme all'Associazione Il Paese dei Balocchi, che quest'anno con questa Smart Edition vuole contaminare la città. E quindi tutta la nostra città, in realtà nei lampioni delle luci, verranno installate queste stupende girandole che insomma sono delle girande tipiche del vivere dei bambini, quindi è un oggetto tipico e verrà installato appunto nei lampioni delle luci. Inoltre un altro progetto che ha preso vita già da qualche mese è questa mostra a cielo aperto che va a toccare tutte le vetrine sfitte per lanciare anche questo messaggio che la città vuol crescere dal punto di vista commerciale, quindi un bellissimo allestimento che vuole incentivare
incentivare anche la visita alla città di Fano e quindi la permanenza nella città di Fano, che partirà questo agosto e che terminerà subito dopo Natale. Anche l'assessore al decoro Barbara Brunori pone l'accento sugli effetti positivi di questa operazione di riqualificazione e rianimazione della città. Abbiamo un'idea ben precisa di quello che è l'arte del bello, un'arte diffusa e molto partecipata. Anche in questo caso continua tutta un'operazione che tiene unito un tessuto di città e lo coinvolge. Ci sono dei fotografi, ci sono dei commercianti, c'è tutta una rete associativa coinvolta e che vuole valorizzare anche attraverso i colori dei bambini un nuovo modo di stare. Questa non è solo arte cittadina, ma è arte dello stare insieme. Brevemente diamo uno sguardo anche all'aggiornamento sul Covid nella nostra regione. Tra le nuove diagnosi positivi al coronavirus riscontrati in queste ultime 24 ore sono 125. In testa per numero di contagi c'è la provincia di Ancona con 40 nuovi casi, mentre la provincia di Pesaro Urbino conta 14 positivi. Sale di 3 il numero dei ricoveri per Covid per un totale di 38, mentre è uscito un paziente dalla terapia intensiva. Due invece in più in semi-intensiva. Ad oggi non sono stati comunicati decessi legati al virus. Un incidente stradale invece è avvenuto questa mattina a Gadana, in provincia di Pesaro Urbino. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale Gadana Urbino per un'auto che ha urtato contro il palo di sostegno della pensilina di un bar. Al momento dell'incidente una persona era presente davanti al locale ed è rimasta coinvolta nell'impatto. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha effettuato un puntellamento provvisorio della pensilina e messo l'auto in sicurezza. E sulla strada per Monte Giove a Fano, in quella che una volta era la residenza estiva delle suore Zavarise, la Fondazione Gio lancia un progetto di inclusione per ragazzi con disabilità. Si chiama Open House, che in italiano significa casa aperta, ed è una struttura che si trova in un luogo suggestivo, incantevole, all'inizio della strada che da Rosciano di Fano conduce all'eremo di Monte Giove. Un tempo questa era la casa di riposo delle suore Zavarise, adesso invece appartiene alla Fondazione Gio, che sta per Giovanni, e diventerà una delle strutture moderne di accoglienza e di inclusione per giovani adulti con disabilità che qui potranno iniziare a sperimentare la vita indipendente. Tutto nasce grazie a Giovanni, un ragazzo affetto da disabilità, e dai suoi genitori, che insieme alla sorella Valentina hanno deciso di occuparsi di lui e di quelli come lui. La domanda che spesso assilla le famiglie di persone con disabilità è: che cosa ne sarà di mio figlio una volta che non ci sarò più? Open House proverà a dare una risposta a questo interrogativo. Il progetto è stato presentato alla città di Fano dalla presidente della Fondazione Gio, Valentina Sorce, e alla cerimonia hanno preso parte numerosi ospiti, tra cui il vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, il sindaco di Fano, Massimo Seri, il presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, e per la diocesi di Fano, Don Marco Presciutti. Ma tra le centinaia di invitati c'erano anche imprenditori, commercialisti, medici e tantissimi professionisti. In Open House vogliamo realizzare diversi progetti di inclusione lavorativa per ragazzi con disabilità intellettiva e di autonomia abitativa, sempre rivolti a persone con disabilità. Quindi ci rivolgiamo principalmente a ragazzi che vanno in età post-scolare, quindi diciamo dai 20 anni in su. In questo contesto sorgerà anche una piccola struttura alberghiera dotata di 10 camere da letto con bagno. Gli ospiti che qui vi soggiorneranno ovviamente verranno accolti e curati dai ragazzi e ragazze che vi lavoreranno, occupandosi anche della manutenzione e pulizia delle camere fino alla preparazione della colazione, che potrà essere consumata in estate in questa splendida piazzetta con vista sul mare. In più ci circondano circa 8 ettari di terreno e quindi lavoreremo e includeremo i ragazzi in attività di tipo agricolo, quindi dalla gestione dell'orto, la raccolta delle olive, la produzione successiva dell'olio, e attiveremo dei percorsi di fattoria didattica per aprirci alla città, quindi per invogliare anche le famiglie e le scuole a
a vedere questo posto come un posto bello dove passare del tempo, perché non vogliamo creare un ghetto per quanto bello e con vista sul mare, però deve essere un posto aperto alla cittadinanza, quindi un posto dove si vede che la diversità non è un qualcosa da guardare male, ma piuttosto è un qualcosa che può generare delle opportunità, che può generare qualcosa di bello. E infine segnaliamo all'interno della tenuta anche questa deliziosa chiesetta consacrata, che sarà a disposizione degli ospiti e non solo, perché per chi ha fede queste opere diventano opere di Dio. Il 7-8 agosto torna nel centro storico la Fanu Fortune, la Fanu dei Cesari, senza la corsa delle bighe e né la sfilata in costume romano. Filippo Bucci. Fano torna a rivivere l'epoca romana grazie al ritorno della Fanum Fortune, la Fano dei Cesari. Per via del Covid, neanche quest'anno vedremo la corsa delle bighe nella sfilata delle fazioni per il circuito del Pincio. Per questo l'assessorato al turismo del comune di Fano, insieme alla colonia Giulia Fanestris, all'associazione Simachia e le Nonne e la collaborazione della Proloco, hanno organizzato per il 7-8 agosto due giorni dedicati alla promozione dell'evento. Corte Malatestiana e Piazza 20 Settembre, gli scenari coinvolti. Troveremo delle interessanti didattiche e momenti di vita della Fanu Fortune di 2000 anni fa. Il nostro gruppo, l'Associazione Culturale Colonia Giulia Fanestris, insieme al gruppo Simachia Elenon, sempre di Fano, che fa rivocazione greco-cartaginese, e con il coordinamento della Proloco di Fano animiamo questi due giorni dalle 18 del pomeriggio fino a tarda sera, quindi alle 24, e illustreremo quello che era il modo di vivere di 2000 anni fa a Roma e nell'Evo Antico comunque. Insomma, nei due giorni la città di Fano verrà catapultata indietro di 2000 anni. Insieme al gruppo Simachia Elenon faremo delle interessanti didattiche sulla parte militare e usciremo anche dalla corte per poi effettuare, questo lascia la sorpresa per quei giorni, delle manovre all'interno del centro storico e in particolare nella piazza 20 Settembre. Per questa edizione, ha aggiunto invece l'assessore Lucarelli, abbiamo fatto leva sulla connotazione storica e culturale di quell'epoca, dando anche la possibilità ai cittadini e ai turisti di visitare il museo. Insieme a tutte le associazioni che organizzano Fanu Fortune, realizzeremo questi due giorni di richiamo alla romanità con degli allestimenti, delle ricostruzioni che saranno all'interno della corte e che ci accompagneranno anche all'interno del museo archeologico per vivere appieno la romanità della nostra città. 8 agosto 2021, Piazza 20 Settembre, Corte Malatestiana. E c'è un altro appuntamento che vogliamo segnalarvi questa sera, da mettere in calendario, in agenda, per il 5 di agosto all'Anfiteatro Rastatt, uno spettacolo, Medea allo specchio. Sono pericolosa perché sono una donna che sa, una donna che può cambiare le sorti dei potenti. E poi sono esule in terra straniera. 5 agosto, Medea allo specchio, Anfiteatro Rastatt, 21:30. 5 donne in scena per una sola Medea, quali sfaccettature della potenzialità femminile in chiave contemporanea. Parte il conto alla rovescia per Medea allo specchio, lo spettacolo che giovedì 5 agosto alle 21:30 andrà in scena all'Anfiteatro Rastatt. L'evento fa parte della programmazione Elucevan le stelle, promossa dal Comune di Fano e dalla Proloco. Il testo, ispirato alla tragedia della Medea di Euripide, mette in scena 5 donne, ognuna delle quali interpreta, alternandoli, i principali ruoli femminili dell'opera classica. Unica presenza maschile sul palco sarà quella di un giasone statico, ottuso perché incapace di comprendere e comunicare veramente con la donna, se non come mezzo per ottenere potere sociale.
sotto la regia di Lucilla Monaco, un cast di tutte donne: Aurora Lesi, Elisa Pavoni, Flavia Catena, Giulia Burroni e la stessa Lucilla Monaco, con la partecipazione di Mariella Braccialini, ospite di Casa Serena. Poi ci sarà Daniele Cecconi nel ruolo di Giasone. Chi volesse partecipare può acquistare il biglietto su liveticket.it oppure direttamente al botteghino dell'anfiteatro Rastatt fino ad esaurimento dei posti disponibili, che sono stimabili in 330. L'insegna della ricerca e dell'interpretazione di una tragedia greca che porterà in scena ben 5 Medea. Con un Giasone, quindi 5 sfaccettature della complessità della personalità, dei talenti e delle potenzialità femminili in chiave contemporanea. Uno spettacolo che si avvarrà anche di una presenza importante, che è quella di Mirella di Casa Serena, ed è uno spettacolo che noi abbiamo costruito in continuità con il percorso avviato con Impronte Femminili e Teatro in Faccia. La Regione Marche ha istituito per l'8 dicembre la giornata del divertimento in sicurezza, una data scelta non a caso perché nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 si consumò la tragedia di Corinaldo nella ormai tristemente nota discoteca Lanterna Azzurra, dove persero la vita una madre e 5 adolescenti, tra questi c'era anche la fanese Benedetta Vitali. Da qui la richiesta alla Regione, ora accolta, del sindaco Massimo Seri e dell'assessore Sara Cucchierini di istituire questa giornata che verrà celebrata per la prima volta l'8 dicembre prossimo. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, poi uno speciale dedicato alla festa della Cresciamatta che si è svolta in località Tre Ponti di Fano. Questa edizione è stata curata da Angelica Panzieri, grazie per averci seguito, ci vediamo domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.